Oggi scopriremo se si può mangiare una buonissima pasta con dei buonissimi fagioli fritti e altro che ora vi nomino, perché al solito abbiamo solo due ingredienti, quindi oggi una ricetta povera. Oltre ai nostri buonissimi fagioli che friggeremo e vedremo la reazione, magari esploderà tutto. Questo video non sarà monetizzato perché tutto avrà preso fuoco e ci saranno fiamme. No, e magari questo video in realtà non sarà mai uscito perché saremo tutti mi dissocio. Detto ciò, il secondo ingrediente è unico in realtà che ci servirà. Qual è? La marmellata. Già. I frutti di bosco. Esatto, perché dovrei comunque essere un leggermente... non è rossa in realtà, però vabbè. Comunque, abbiamo fagioli che li friggeremo. Dovevano appunto fare le nostre melanzane, se vi ricordate il video di mercoledì che è uscito alle 15. Se non l'avete visto, recuperatelo. E la marmellata sostituirà la nostra salsa di pomodoro. Vabbè, poi abbiamo un po' di aglio per fare il soffritto in polvere, un po' di olio per fare il soffritto con l'aglio in polvere, farina di cocco per andare a rendere il tutto ancora più buono. Quindi procediamo a friggere i fagioli e cucinare la nostra marmellata. Ovviamente la farina di cocco sostituisce il parmigiano, che abbiamo usato parmigiano, ma sostituisce in realtà la ricotta salata. Quindi sostituisce un po' tutto, quindi andiamo. Quindi procediamo a mettere un po' di olio per andare a fare la nostra buonissima salsa di marmellata. Mettiamoci un po' di aglio in polvere, un altro po' che ci sta sempre. Lo facciamo riscaldare per bene, potevamo prendere una padella più piccola, ma hey, noi siamo sempre molto camuffiorati. E quindi adesso andiamo a buttare la nostra marmellata. Buona! Comunque è molto rossa come la salsa. In realtà a me sembra molto più viola. Però se vogliamo dire che è rossa, non lo diciamo perché è viola. Guardate comunque che si sta sciogliendo il tutto e sta venendo una buonissima salsina. E noi siamo felici che stia venendo molto buona. Ma il sale? E il pepe? E il Filippo? Ma glielo metti? E mettiamogli un po' di sale, un po' di pepe e una rinata. Oddio, sta facendo una cosa molto strana, tipo, non capisco che sta diventando. Però direi che la nostra salsa già è pronta. Non c'ha molto da cucinare, secondo me. Comunque ha molti pezzettini, Stanno sciogliendo, però. Sarà schifoso già solo così. Però secondo me col tempo la si sciolgono, no? Non lo so. No, rimangono i pezzettini. Vabbè, comunque è molto buona. Ci spegniamo perché la nostra marmellata credo sia pronta. E andiamo col friggere i nostri fagioli. Vediamo se con l'olio siamo arrivati a temperatura. Andiamo di test fagiolo. Neanche sappiamo se si può friggere un fagiolo. Meglio provare prima con uno per vedere se esplode. Sarebbe anche un'ottima idea. Comunque sta iniziando a friggere. Vediamo che cosa succede, se ci sarà un'esplosione. Forse è meglio allontanarsi, perché se esplode non sarà una cosa bella. Io ho paura. Si è messo nell'angolino per non farsi inquadrare. Attenzione, non sta esplodendo, raga. Secondo me si apre adesso. Allora, secondo me si possono friggere. È solo diventato un po'... cosa è? Non lo so, ok. Proviamo comunque a friggerne un po' di più, senza esagerare troppo, e vediamo cosa succede. Mi sto mettendo così in modo che in caso ti porto subito su, se tendono all'esplosione. Credo che comunque ci basta, perché in effetti, essendo molto piccoli, si friggono subito. Direi di farli così, che li mettiamo proprio poco poco e li togliamo subito dopo. Non so in realtà che cosa stiamo facendo, raga. Scriveteci sotto nei commenti se voi avete mai provato a friggere i fagioli, perché per me è veramente la prima volta. Comunque fanno rumori molto molesti. Prova ad assaggiare un fagiolo fritto. Non si sente assolutamente il fatto che sia fritto. Direi che questi qua già ci bastano, perché non dobbiamo fare chissà quanta pasta. Quindi, come vedete, questi sono i nostri fagiolini fritti. E adesso procediamo a versarli nella nostra, no? Oh. Che credo si sia solidificata, sai? No. Quasi. Un pochettino sì. Oh, buono. La amalgami poi con l'acqua di cottura della pasta. Giustamente, no? Comunque poi ci riaccendiamo per farla venire tutta per bene con la pasta. Raga, però il nostro condimento è pronto. Quindi caliamo la pasta. Aspettiamo che si cuoce. Ragazzi, prendiamo adesso la nostra pasta con un po' di acqua di cottura e la facciamo cucinare nella nostra buonissima marmellata. E adesso mescoliamo il tutto.
Oh, come vedete ci sta venendo bella bella, il sapore di vino. La facciamo pure prendere bene di sapore adesso con la nostra buonissima marmellata. Oddio, ma che odore è? È buono. Comunque buonissimi pure i fagioli fritti, a voglia se buono. Comunque, la nostra buonissima pasta è pronta. Adesso procediamo ad andarla a impietare. E ci vediamo, vabbè, ci vediamo dopo. Ora andiamo a impietare. Uè, uaiò, andiamo. La pasta è molto buona, ragazzi, è pronta. Perché sono diventato ginetino? Non lo so nemmeno io, ragazzi. Quindi andiamo e la procediamo a metterle qui a cucinare. Come vedete qua ci sono i nostri buonissimi fagiolini belli pronti. Ragazzi, andiamo, sono giapponese io. Vai, raghi. Buona questa pappa. Buone le giboline. Ma qui non è delle giboline. Come fai a dire buone le giboline se non essere qui presenti nel piatto? Non essere importante questa cosa. Però noi allora andiamo ad assaggiare. Molto buono. Mio fratello non vedere l'ora di amore di mandarlo ad assaggiare. Non lo so che cazzo ho detto. Ora cerchiamo di prendere i fagiolini, perché i fagiolini sono molto importanti, fare scollegge molto potenti. Ragazzi, la nostra pasta è molto pronta. Procediamo con l'assaggio. Ciao a tutti, raga. No, farina di coco. Ah, farina di coco. Farina di coco. Vai. È l'effetto sonoro. Quello sì, quello ovvio. La nostra pasta è molto pronta. Andiamo all'assaggio, ragazzi. Buongiorno. Siamo pronti a vomitare. Il nostro piatto è arrivato. La nostra buonissima ricetta. Lo vuoi fare vedere? No. Questo sì, lo devi fare vedere, perché si vede che è la bontà. Volete dire magari che non è buono? Non vi ispira? Certo che ti ispira. Vai. Perché sono sazio. Scusami. Molto buono. Assaggiale, pietanza cinese questa. Ah, cinese, eh? Mm-hmm. Aglo dolce. C'è l'aglo dolce, sì, sì. C'è l'aglo dolce. Signori, alla vostra, io mangiale e approfittare. Bello dolce, bello. Secondo me è plezzale. Particolare pure questo. È buonissima. Come buonissima? Io mi dissocio. Ragazzi, perché da quando abbiamo iniziato facciamo solo ricette buone? Non lo so il motivo. Perché? È buonissima, ha solo un grandissimo difetto. Il cocco sopra ha una consistenza che pare è orribile. Il cocco, perché se accendeva il formaggio veniva buono. No, non gli dovevi mettere niente. Vabbè, c'è su giù senza niente in realtà. È venuta veramente buona. Che cosa senti? Vediamo se percepisci gli ingredienti. È veramente così buona. Tu lo sai che cos'è questa cosa? Sono dei fagioli fritti, risenti fagioli quindi? Fagioli fritti, poi c'è marmellata di frutti di bosco. Buonissimo. E basta, in poche parole, è fatta con un soffritto d'aglio. Buonissima. Ragazzi, che devo dire? Non so perché, stanno venendo ricette tutte buone. Quindi, ormai sono tutti video di cucina spicciola. Dovete riprovare pure questi video. E che vi devo dire? Non vi sta nemmeno prendendo per il culo, perché se lo sta mangiando tutto. Di solito vomita quando non è buono. Fino a te è davvero buono. Il fagiolo ci sta da Dio, perché ricorda il dolce. Assaggio pure io. Particolare. E il cocco che ti dà fastidio inizialmente? Non l'ho sentito per niente il cocco, forse non ce n'era. Il primo morso che mangi. Ma vai di se, fidati, il primo. Sono sazio, e quello è il problema pure. Il primo mi ha triggerato pure a me, perché è un dolce un po'. Esatto, ti ci devi abituare, vai di secondo. Non sto scherzando, rifatela. E dai, è molto particolare, non so come spiegare. Cioè, ti aspetti un sapore salato, essendo pasta, però quando ti arriva questo sapore di fagiolo, ma dolce, unito alla confettura, che però alla fine di amarena, o cosa, amarena, ciliegia, cos'è? No, è frutti di bosco. Ci sta da Dio. Però la parte bella è che poi in bocca ti lascia il sapore del fagiolo dolce, un po' addolcito, e ti lascia pure un sapore buono in bocca, sinceramente. È da provare, ripeto, è da provare. Niente da dire. Non me l'aspettavo nemmeno io, sinceramente. Quindi comunque, se volete, la provate a casa. Mi dite in caso che ne pensate qui sotto nei commenti. Passiamo all'assaggio di mio padre. Ragazzi, adesso vediamo che ne pensa pure mio padre, che a mio fratello è piaciuta, quindi magari adesso pure piace a lui. A me è piaciuta pure. Ha un sapore particolare, sì, perché inizialmente magari non te l'aspetti, però no, al secondo assaggio l'apprezzi pure. Al secondo assaggio, minchia, addirittura mi voglio fare, ne voglio fare uno, e tu dici al secondo. Vai, vai, assaggia, dai che è buona. Questa qua considera che Giuseppe l'ha consigliata, pure io l'ho consigliata, è da provare. Se ci vuoi così però. Dai, per favore, Maron, è buono l'odore. Ragazzi, sente l'odore della marmellata. Cosa sono queste cose? Cose buone. Sì, però devi prendere pure il fagiolo. No, già, ma per favore, mamma mia. Ma che cosa?
Minchia, che puzza che fa! O è perché non gli piace il dolce a lui? Secondo me è prevenuto. Pure secondo me. No, perché non è male. Non lo so, raga, forse non gli piace il dolce. Vi giuro, l'ho assaggiata, l'ho mangiata, non fa così vomitare, eh. Pure io, sinceramente. Buh, questione di palato, non so che dirvi, raga. A quanto pare a mio padre non l'ha apprezzata. Veramente così brutta ti sembra? Ma che cos'è? Ovviamente già mermellata e fagiolo. Ah, lei sentite il fagiolo? Senza mangiarlo. Sinceramente a me è piaciuto l'accoppiata. Considera che la fanno in Giappone e te la mangi. C'è la marmellata di fagioli in Giappone, quindi non è che sia una... Credo, sai cos'è che lo fa vomitare? Cosa? L'aglio. No. Che aglio? Ne ho messo poco. Ne ho messo pochissimo. Ma è impossibile che vomita con la marmellata e fagioli. Tu hai sentito aglio quando l'hai mangiata? No. E allora chi gli fa vomitare? L'aglio. Dai. Non gli piace il gusto, probabilmente. No, non gli piace il dolce, non lo so. Vi giuro, non comunque, è così. Comunque, ora che ci penso, c'è un regio gusto dell'aglio. Boh, io non l'ho sentito. Comunque, raga, io vi ripeto, provatela. Magari dopo la reazione di mio padre non avete tutta questa voglia. Provatela e mi dite. Vabbè, ma che segni? La possono sempre provare. Può essere che sono io. Appunto, fatela. Comunque, fate una porzione piccola come l'ho fatta io, 30 grammi di pasta. Noi ci rivedremo ad un prossimo video. Grazie per aver visto tutto. Attivate la campanellina, vi ricordo. E ciao ciao. Ciao ciao.